la maglia rossa come bella, guarda come fascinosa addosso a me. Quanta gente che darebbe chissà che cosa per aver la maglia rossa. Buongiorno, la Sardegna è una caratteristica peculiare effettivamente, cioè che è uno spazio tutto sommato piccolo, perché la Sardegna ha un'estensione intorno più inferiore ai 25.000 km quadri, è una delle regioni più grandi dell'Italia dal punto di vista politico, è la seconda isola del Mediterraneo con dimensioni, ma tutto sommato è molto piccola per il tipo invece di, noi la chiamiamo anche con una forzatura, geodiversità che presenta, cioè all'interno di questo territorio, di quest'isola, sono rappresentate, sono presenti rocce di tipo molto diverso e che sono testimoni di un'evoluzione della geologica della Sardegna piuttosto antica, ma anche molto varia. Cioè, tanto per dire qualcosa di semplice, la Sardegna, diciamo così, porta le tracce di quella che è stata l'evoluzione geologica, che è molto antica, a partire di oltre 500 anni fa, che era parte di quello che era un vecchio continente che adesso più o meno coincide con l'Africa, anche se non è più parte, poi è diventata una parte dell'Europa, era una zona che fino a 25 milioni di anni fa, per esempio, era contigua alla Provenza e alla Catalogna, per poi, diciamo, in quelli che sono i processi della teoria delle placche, spostarsi fino a assumere più o meno la posizione che adesso, separata da due mari, il Mar Tirreno a est e il Mar di Sardegna, il bacino baleare a ovest, che hanno avuto un'origine un po' particolare, che hanno avuto un'origine che ha, come dire, legata alla formazione, per esempio, degli Appennini. Mentre si formavano gli Appennini, diciamo, la Sardegna era un pezzo di Europa che poi pian piano, appunto, ha avuto un ruolo anche in quello tipo di evoluzione. E i paesaggi della Sardegna, la diversità dei paesaggi che si incontrano in Sardegna risponde a questa evoluzione piuttosto complicata. Ci sono paesaggi formati da rocce vecchie, appunto, oltre 500 milioni di anni fa, paesaggi che sono quelli, per esempio, che caratterizzano il sud-ovest della Sardegna, il successo gresiente, che sono le rocce paleozoiche, ricche di fossili appunto di quell'età e che hanno dei paesaggi un po' particolari, che sono tra l'altro anche le aree più interessate da un tipo di particolare di paesaggio antropizzato che è quello minerario, perché sono sede di grossi giacimenti che un tempo era più economico sfruttare, adesso lo è molto meno, rimangono per le tracce importanti di queste attività che sono, diciamo, finite pochi anni fa tutto sommato. E diciamo, quindi anche, è un paesaggio anche molto antropizzato ma molto affascinante proprio per questo, perché porta tracce anche di un'attività umana molto particolare che traeva dalla risorsa del territorio proprio direttamente, erano i minerali sfruttati tra l'altro già da periodi molto antichi, insomma, i romani ma anche prima dei romani. Per esempio il Giro invece è partito da una zona, che è la zona di Alghero, che è una zona invece caratterizzata da rocce più recenti, erano le rocce tipiche, quelle che si vedevano a Capocaccia, le rocce mesozoiche, quindi rocce che hanno un'età che non è più antica di 220 milioni d'anni, in quel caso più o meno, non è più vecchia, non è più giovane, scusate, di 65 milioni d'anni, e che sono invece tipiche di un contesto molto diverso. Le stesse rocce, per esempio, sono state attraversate dal giro, nel tappo del giro, per esempio, durante la seconda tappa che ha fatto il giro, quella quando è entrata nel Supramonte. Ecco, nella zona occidentale, nord-occidentale della Sardegna, ci sono dei paesaggi fatti dalle stesse rocce, ma leggermente differenti uno dall'altro. Un altro tipico paesaggio attraverso dal giro è quello dei graniti. Tutta la zona della Gallura attraversata dal giro è fatta da rocce granitoidi che hanno un'età intorno ai 300 milioni d'anni, legata a un'evoluzione quindi piuttosto antica, ed è caratterizzata da quelle tipiche forme arrotondate, con delle ampie anche incisioni che sono chiamate tafoni, che sono state molto evidenti anche durante le riprese del giro, quando hanno abbandonato la zona di Olbia, prima di arrivare alla zona di Olbia, lungo tutto quanto la parte anche di Santa Teresa, insomma, sono passati sì. Da Lura, quel giro, insomma. E quello lo stesso, rocce diverse, rocce magmatiche, rocce che adesso sono su una superficie ma che in realtà sono formate a profondità di diversi chilometri all'interno della Terra, dove i magmi diciamo, si sono raffreddati lentamente, e creando poi queste forme molto particolari. Cioè, queste forme cosa sono? Intanto che l'effetto dell'erosione
che ha lavorato su delle fratture, su delle discontinuità che si sono formate nella roccia quando si stava raffreddando.